Buongiorno, grazie intanto per l'invito a partecipare a questo numeroso convegno e ho apprezzato molto gli interventi dei relatori precedenti del rappresentante dell'AIAS, associazione che raccoglie professionisti che si occupano di prevenzione nell'ambiente di lavoro e del collega precedente, che ha fatto l'intervento precedente, che ha illustrato in maniera simpatica, didatticamente buona, l'introduzione al regolamento REACH, che è un regolamento complesso, però poi è finito sul spaventarvi con le sanzioni e con tutto il resto. Io sono uno di quelli che va a fare i controlli, ma ho i denti come gli altri, non da vampiro, ho i miei acciacchi. In realtà io non sì, è vero, sono un ispettore, il mio mestiere è quello di essere il tecnico della prevenzione, ma faccio il mestiere che fanno i vigili urbani, che fanno i carabinieri, cioè cerchiamo di far vivere meglio la gente e di fare, come diceva il collega dell'AIAS, di far sì che la gente si faccia meno male e cerchi di lavorare in maniera più sicura e migliore, che è lo scopo anche di voi che siete venuti sostanzialmente. Il REACH è un regolamento molto complesso, molto complicato, richiede alcune conoscenze tecniche. Adesso in una mezz'oretta io cerco di spiegare come la pensa lo Stato, cioè coloro che hanno scritto queste normative, dall'Europa all'Italia, alla Regione Veneto, alle ULSS sul territorio. E perché facciamo questo e come lo facciamo? Perché noi lavoriamo in maniera trasparente, siamo dipendenti pubblici, pagati con le tasse dei cittadini e cerchiamo di fare, nonostante quello che si dice in televisione, il meglio possibile il nostro lavoro. L'inizio è preso dall'introduzione del REACH. Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana. Il regolamento REACH non è un regolamento chimico, è un regolamento di salute. Le etichette, i pittogrammi, tutte queste informazioni servono per far sì che il livello di protezione della salute aumenti. Seconda considerazione presa dall'introduzione del REACH, gli Stati membri instaurano un sistema di controlli ufficiale ed altre attività adeguate alle circostanze. Perché? Perché chiaramente c'è gente che cerca di prendere le scorciatoie. In Italia siamo famosi perché, fatta la legge, noi la apprezziamo tantissimo, discutiamo moltissimo sulle leggi, ma già dal primo momento in cui vengono adottate cerchiamo di girarci attorno, di aggirarle, di non applicarle. Europa ci tiene molto e dice: per evitare fenomeni di concorrenza sleale e che il mercato non venga garantito le pari opportunità alle varie aziende, fate dei controlli in maniera tale che sia disincentivata la mancata applicazione del regolamento REACH. L'Italia cosa fa? In questo momento siamo in un periodo molto fertile da questo punto di vista, nel senso che il patto per la salute è già andato negli ultimi mesi dell'anno scorso, in accordo Stato-Regioni. Il patto per la salute decide le strategie, le linee nazionali in cui il sistema sanitario nazionale, il sistema di prevenzione si muove. E prevede il patto per la salute due strumenti: piano nazionale prevenzione e la revisione dei livelli essenziali di assistenza, i LEA. Piano nazionale prevenzione in novembre è andato in accordo Stato-Regioni. L'obiettivo 8 dice: realizzare programmi di controllo in materia di REACH CLP su sostanze chimiche, miscele contenute nei fitosanitari, cosmetici, biocidi e detergenti e sulle sostanze chimiche o miscele in genere pericolosi per l'uomo e per l'ambiente, basati sulla priorità del rischio secondo i criteri europei e sulla caratterizzazione dei rischi. Ovvero, nel piano nazionale prevenzione c'è già l'indicazione per la vigilanza REACH, fa parte degli obiettivi alti dello Stato italiano, del sistema sanitario. Questo piano nazionale prevenzione entro il 31 maggio viene declinato nei piani regionali prevenzione, il Veneto ha già fatto la DGR sull'obiettivo 8, e quindi abbiamo già le indicazioni sulla vigilanza REACH nella regione Veneto. La revisione dei livelli essenziali di assistenza è in corso di approvazione, ci sono un po' di beghe
al Ministero della Salute, il programma B13 prevede la tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'uso di sostanze chimiche e miscele articoli RIC e CLP, la valutazione delle condizioni di sicurezza nella produzione, commercio e impiego di sostanze chimiche e miscele articoli attraverso un'attività di informazione ai cittadini e ai lavoratori, l'attività di controllo e la comunicazione alla popolazione in merito alle ricadute. Quindi il nostro piano di lavoro come dipendenti pubblici, come Ministero della Salute e come Sistema Sanitario Nazionale di cui facciamo parte, è già declinato in grandi linee con strumenti assolutamente attuali e aggiornati. La sanità si muove, e questa è l'organizzazione e le strategie di prevenzione, all'interno di una normativa tecnico-organizzativa, ovvero il RIC è un regolamento, vale in tutta Europa nella stessa maniera, ma ogni Stato lo declina secondo le particolari organizzazioni della nazione di cui fa parte. In Italia il regolamento RIC ha visto l'emanazione della legge 46/2007 che ha deciso chi è l'autorità competente nazionale, il decreto ministeriale 22 novembre 2007 che dice chi si occupa di RIC in Italia e come, due accordi Stato-Regioni, quello del 2009 che parla prettamente della vigilanza, chi fa la vigilanza e le fanno le regioni tramite le ASL, e l'accordo Stato-Regioni molto recente, l'88-2015, sul sistema laboratoristico. Un accenno prima è stato fatto sui campionamenti e sulle determinazioni analitiche che in realtà vengono svolte da anni, fanno parte dei controlli da ormai storici nel RIC. La Regione Veneto ha fatto 3 DGR, la 4283 del 2009, in cui dice che l'autorità competente regionale in materia di RIC, riferimento del RIC, è la Direzione Regionale Prevenzione, la 523-2010 che delega gli aspetti tecnici della gestione della vigilanza del RIC a un ULS e a un gruppo di esperti, e l'ultima DGR, la 477 di quest'anno 2015, che delinea un progetto su 3 grosse linee, che è quello di vigilanza, aggiornamento e assistenza agli attori del RIC presenti sul territorio. Il decreto RIC viene affiancato poi da 2 decreti, il decreto tariffe e il decreto sanzioni, il regolamento CLP ha il suo decreto sanzioni. Questo panorama normativo fa capire, pur se non ancora completo, perché sulle tariffe c'è ancora da ridire, sulle sanzioni qualcosa bisogna chiarire, però tutto sommato il quadro generale per quello che riguarda il panorama nazionale e anche il panorama veneto, l'organizzazione è assolutamente pronta e operativa sul territorio. Come funzionano i controlli? Il RIC è la prima normativa in Europa che prevede un approccio assolutamente omogeneo sul territorio europeo per quello che riguarda i controlli, ovvero non esiste che uno degli ispettori RIC vada fuori a verificare una sostanza, una ditta, perché lui ha deciso che. No, ECA dà le priorità. ECA, che ha l'Agenzia Europea sulle Sostanze Chimiche, che ha sede a Helsinki, tramite il forum che è poi il Consiglio dei Ministri, l'organismo tecnico che si occupa di vigilanza, redige dei progetti detti RIC Enforce, di rafforzamento del RIC, e su questi progetti poi impegna tutte le autorità nazionali, ovvero vengono trasmessi tramite il piano di controlli che ha fatto vedere il collega prima e che poi magari riprendiamo, vengono trasmessi all'Italia all'autorità competente, ogni paese emana in maniera ufficiale il piano nazionale controlli, vengono trasmessi alle regioni, sapete che questa materia è legislazione concorrente, cioè c'è l'autonomia delle regioni in materia sanitaria, per cui ogni regione in funzione delle proprie risorse e anche del territorio che ha decide le strategie e gli interventi da fare sul proprio territorio, l'autorità competente regionale emana il piano regionale controlli e poi le ASL, i dipartimenti di prevenzione, sono coloro che hanno gli ispettori che vanno sul territorio,
fanno il piano provinciale controlli, ovvero scelgono le aziende da andare a visitare, eseguono i controlli, eventualmente con il supporto di ARPA, e il controllo viene eseguito. Tutta questa filiera trasparente di decisione prevede uno dei livelli di training, ovvero ECA quando fa un progetto, quando implementa delle novità o delle strategie o richiede delle azioni, programma dei training per i referenti nazionali. L'anno scorso sono andato a Helsinki a fare un training di un paio di giorni sui controlli sul CLP, usando le banche dati che abbiamo noi, il portale RIPE, come referente italiano per il REACH, e c'erano due di ogni paese europeo, e questo permette di crescere notevolmente e di lavorare in maniera omogenea. Alla fine si arriva a soluzioni condivise, siamo sicuri che il REACH, come viene applicato in Italia, viene applicato in Francia, in Germania, in Inghilterra, Belgio e dappertutto. Quindi il training viene fatto a livello europeo, poi gli stessi esercizi li abbiamo rifatti in Italia con i rappresentanti delle regioni, e adesso stiamo rifacendoli con gli ispettori REACH, in maniera tale che gli stessi esercizi pratici, gli stessi comportamenti, gli stessi ragionamenti vengono omogeneizzati in tutti gli ispettori europei, anche se appartengono a strutture e categorie completamente diverse. Il training è di preparazione, al termine dei controlli ci sono i feedback, ovvero ok, siamo andati a fare quello che ci avete detto e abbiamo raccolto dei dati, delle impressioni, delle esperienze che dobbiamo condividere. I feedback vengono sempre raccolti e sintetizzati in relazioni sull'attività di progetto e sono disponibili sul sito di ECA. Quindi è un approccio completamente diverso ai controlli, viene garantita un'assoluta omogeneità sul territorio europeo, ed è una novità estremamente importante nel campo delle verifiche dei controlli, che finora non erano a volte lasciati alla soggettività dello Stato, o se non dell'ispettore. I progetti europei sono quelli di coordinare e armonizzare la vigilanza e l'ispezione in ambito europeo. Finora ci sono stati tre progetti, il RICHForce 1 legato ai fabbricanti, il 2 ai downstream user, cioè ai miscelatori, il 3 agli importatori e gli OR e gli only representative. Vediamo adesso con una breve scansione temporale in cosa ha voluto dire far vigilanza in questi anni con quattro dati, cercando di fare dei focus soprattutto sulle modalità di approccio alle aziende e al controllo, per capire cosa veniamo a cercare in azienda e perché. Il primo progetto, il RICHForce 1, è stato incentrato sugli obblighi per i fabbricanti, ovvero i fabbricanti di sostanze. Si andava a vedere se nel 2009 erano state preregistrate le sostanze e se l'informazione attraverso all'interno della catena di approvvigionamento era corretta. Quindi nel 2009 in tutti i 25 stati sono state ispezionate circa 1600 aziende con un questionario unico, gli strumenti anche sono omogenei in tutta Europa, con un unico questionario. Poi ne abbiamo viste un altro migliaio, altre 800 aziende, perché c'era necessità di raccogliere ulteriori informazioni, ed è quello stato il primo progetto comune. Il progetto RICHForce 1 è stato un po' in ritardo, poi ripreso nel piano controlli 2010, che è stato il primo emanato in Italia, che prevedeva numeri molto piccoli, una decina di controlli in Italia, perché ECA non ritiene che il numero dei controlli sia importante, ma la qualità dei controlli. È da privilegiare il comportamento omogeneo all'inizio piuttosto che la numerosità dei controlli. Fare tanti controlli fatti male non serve a nessuno. Sono dei controlli che tendono a rinforzare il sistema, non a minare la credibilità del sistema, o peggio a farlo percepire come un sistema vessatorio. Questo è un sistema che sta già portando
notevoli miglioramenti in materia di salute sulla popolazione e sui lavoratori. Questi primi controlli sono stati effettuati anche dall'autorità nazionale REACH con alcune regioni. E le conclusioni all'inizio, quindi dei controlli e nella prima entrata di applicazione del regolamento REACH, riguardavano soprattutto la qualità delle schede di sicurezza che dovevano essere migliorata. Emergeva in maniera chiara la difficoltà delle piccole e medie industrie ad adempiere agli obblighi di registrazione, che sono quelli per i produttori delle sostanze, che sono molto gravosi. Piccole aziende veramente hanno avuto un momento molto difficile, e poi è necessario che il numero di controlli aumenti e che gli ispettori siano preparati, che è una difficoltà che si è riscontrata sempre in questi anni. La percentuale di non conformità è alta, 22% di aziende non conformi, le schede di sicurezza non andavano bene e soprattutto gli obblighi di registrazione erano problematiche. L'Italia ha fatto un numero di controlli tutto sommato in media, altri paesi ne hanno fatte di più, la Polonia, la Germania e la Spagna hanno fatto numeri più elevati, ma non è un problema. A volte in alcuni paesi l'entrata in vigore del REACH è entrata nello stesso momento della valutazione del rischio chimico e quindi hanno eseguito molti più controlli perché hanno un sistema più organizzato, ma tutto sommato è stato molto interessante. REACH Enforce 2 è lo strumento su cui si è lavorato molto, è quello più utilizzato come strumento pratico di controllo, perché mira a fare le verifiche negli utilizzatori a valle, downstream user, soprattutto per coloro che formulano miscele, i miscelatori, chi produce vernici, solventi, detergenti, chi prende più sostanze, le mescola assieme e le rivende. Questa è una fascia di utenti molto importante per il REACH, perché se ricevono le informazioni corrette sono in grado poi di ridare le stesse informazioni con le schede di sicurezza e l'etichetta a un numero di utilizzatore finale molto elevato. Le aziende scelte erano soprattutto quelle che formulavano pitture, vernici e miscele solventi e detergenti e hanno visto l'Italia effettuare un numero di controlli, intorno a una cinquantina di controlli, in soprattutto appunto downstream user più che distributori, produttori, importatori o OR, e con un numero di schede di sicurezza verificato quasi intorno ai 4.000-5.000 schede di sicurezza in Europa. In particolare nel piano controlli si prevedeva di andare a verificare proprio le aziende che producono pitture, lacche, vernici, surfattanti, detergenti. Perché questi termini? Perché i sistemi di classificazione delle imprese, il codice Ateco, il codice Istat, il codice NACE, che sono sistemi di classificazione delle aziende utilizzate per l'iscrizione alla Camera di Commercio o per la descrizione poi dei report sull'attività produttiva, sono stati adottati per questo tipo di controllo. Per cui si è unificato il sistema di classificazione delle aziende con il codice NACE a livello europeo e si utilizzano gli stessi riferimenti, anche se per noi controllori non è proprio l'ideale. Comunque sono stati verificati le vernici e i controlli attraverso un metodo sintetizzabile in un flowchart di questo tipo. Quando si va in un'azienda che viene scelta, a questa azienda viene inviato un questionario in maniera tale che si capiscano sommariamente quelli che sono le lavorazioni e il ruolo che l'azienda ha all'interno del regolamento REACH e anche la tipologia produttiva. Vengono scelte, vengono analizzate, vengono discusse le caratteristiche aziendali, cercando di andare a individuare quelle che sono le miscele più vendute e le miscele più pericolose. Quelle più vendute perché chiaramente si ha un impatto maggiore verso la popolazione, quelle più pericolose perché chiaramente hanno una pericolosità maggiore. Quindi
il concetto di danno declinato in tutte e due le versioni, insomma, con l'esposizione e con la pericolosità. Vengono scelte, con un criterio il più ragionevole possibile, tre miscele indicative fra quelle prodotte dall'azienda. Di queste miscele si fanno tre tipi di verifica. Uno, si fa la verifica della composizione, ovvero l'azienda deve dare all'ispettore la formulazione. Problema delicato, l'ispettore chiaramente è tenuto non solo al segreto d'ufficio, al segreto professionale, al segreto come polizia giudiziaria, ma anche al segreto come ispettore RIC, e deve poter verificare quali materie prime usa l'azienda realmente. Abbiamo avuto qualche difficoltà con qualche azienda, ma poi, spiegando il mestiere che facciamo e gli strumenti che abbiamo, tutte le aziende, anche quelle meno collaborative, si rendono conto che questo è un passaggio che bisogna fare. La verifica della composizione prevede l'individuazione nelle formulazioni di due o tre sostanze indicative, e quindi per ognuna delle miscele andiamo a verificare per esempio tre sostanze, vediamo chi gliele fornisce e come sono le schede di sicurezza del fornitore. Per cui se tu fai una vernice e mescoli la sostanza A, B e C, io voglio le schede di sicurezza delle tre sostanze, voglio vedere gli acquisti di queste sostanze per vedere se le informazioni che i tuoi fornitori ti devono dare come RIC sono corrette. Se ci sono problemi, bisogna andare avanti con gli accertamenti, che possono essere locali, raramente, oppure possono coinvolgere altre regioni, altre realtà, perché se un fornitore dà una scheda di sicurezza non corretta, bisogna chiudere questa falla, questa irregolarità. Se le schede di sicurezza non vanno bene e tu le stai usando, mi fai vedere una scheda per esempio in tedesco, c'è qualche problema, le schede di sicurezza il tuo fornitore te le deve dare in italiano, tu devi averle in italiano, non puoi farle vedere in sede di ispezione una cosa del genere, lì c'è una situazione irregolare che va gestita. Una volta verificata la catena di approvvigionamento su quindi delle miscele prese come indicatori, come marker, si va a vedere se le MMR, le misure mitigazione del rischio, cioè i sistemi di sicurezza previsti dai fornitori delle materie prime, sono applicati in azienda, perché tu le materie prime, le sostanze A, B e C, ce le hai in azienda, nel serbatoio, nei barattoli, e le fai usare ai tuoi dipendenti. E quindi qui entriamo in un argomento che io non approfondisco questa volta perché il tempo non c'è, che è la valutazione del rischio chimico. Se tu hai queste sostanze in entrata, devi averle nel DVR sul rischio chimico, ma soprattutto mi devi gestire le misure di sicurezza. Se c'è scritto guanti con permeabilità X, maschera oppure aspirazione oppure, tu questi sistemi li devi applicare nel tuo reparto miscelazione e lavorazione aziendale. Questa è un'applicazione, un impatto, un'interazione del RIC con decreto 81, che d'altra parte è naturale e vitale. Fatto questo primo aspetto sui fornitori, andiamo a vedere se l'informazione ai lavoratori è corretta, cioè se i lavoratori tramite il loro rappresentante RLS ha a disposizione le schede di sicurezza, e poi andiamo a vedere se la miscela che tu fai con queste sostanze viene classificata correttamente, ovvero mi fai vedere come classifichi ed eventualmente cerchiamo di capire se ci sono problemi, mi fai vedere come etichetti le schede di sicurezza se sono complete, come fai a prendere le informazioni da 3, 4, 5, da tutti i tuoi fornitori, dalle schede dei tuoi fornitori, come fai poi a condensarle nella tua scheda di sicurezza, come fai a conservare i dati, perché ricordo che ECA prevede la conservazione dei dati dai 10 anni dell'ultima fabbricazione, e poi come le trasmetti ai tuoi clienti.
se le alleghi cartacee alla fattura, se le mandi per email, se le metti a disposizione sul sito, ci sono tutta una serie di regole. Questa è sinteticamente la panoramica dei controlli sui formulatori di miscele. Si fa tramite un questionario standard ed è una verifica uguale in tutto il Veneto, tutta l'Italia, in tutta Europa. Nel caso del 2011 abbiamo controllato 22 miscele, le più disparate, con le caratteristiche di pericolosità le più svariate. Abbiamo controllato una novantina di materie prime, anche qui sul mercato delle vernici e dei colori c'è un po' di tutto, e quindi abbiamo trovato dai cancerogeni in su. Nel 2012 abbiamo ristretto, concentrato le verifiche su 13 miscele, 8 vernici, 2 impregnanti e 3 prodotti per concia. Abbiamo verificato alcune segnalazioni e rispetto alle restrizioni cromo esavalente nel cemento. Sì, il primo cemento l'abbiamo fatto nel 2011, nel 2012 abbiamo fatto anche il campionamento con la determinazione analitica, come abbiamo fatto anche nel 2014 e stiamo facendone uno adesso nel 2015. Ovvero facciamo i controlli che prevede Europa e poi facciamo dei controlli ad evento, quando c'è una segnalazione, se il Ministero ci chiede di fare un approfondimento oppure se è un'associazione di categoria inoltre un esposto, si fanno, si va a verificare la situazione. Le criticità, questa secondo me è la parte più importante, la parte condensata in due ragionamenti dell'interazione del RICE con il decreto 81. Le criticità organizzative sono le difficoltà che hanno l'utilizzatore professionale a gestire, formulatore di sostanze, a gestire unitariamente l'intero processo di trasmissione delle informazioni, ovvero l'acquisto, lavorazione e vendita non è mai visto come un unicum di informazioni. L'acquisto se ne occupa, è un problema commerciale, se ne occupa l'ufficio acquisti e a volte si tiene le schede di sicurezza, non ha le condizioni, le cognizioni, le competenze per dire mi serve una scheda più aggiornata, mi serve dell'altro. La lavorazione è un problema di organizzazione dei lavoratori in cui le schede di sicurezza generalmente non sono uno strumento operativo, ci sono, ma da lì a rendere uno strumento operativo ci vuole un bel percorso ancora. La vendita poi, recuperando le informazioni dall'acquisto, dalle materie prime e poi dalle lavorazioni, è un altro processo ancora che viene visto come un processo commerciale, c'è solo da mandare via delle carte. In realtà questo flusso di informazioni è strategico per il RICE ed è quello che crea i problemi più grossi. C'è una scarsa integrazione fra gli strumenti RICE, ovvero gli usi consentiti, scenari di esposizione e le misure di mitigazione del rischio nel percorso di gestione della sicurezza aziendale. Sono strumenti nuovi, bisogna imparare a usarli, non è una cosa che si riesce a fare facilmente, ma bisogna farli. I punti di forza. Allora, le schede di sicurezza sono migliorate molto, sicuramente, facendo la media su un periodo di tempo lungo. Se poi andiamo puntuali, anche ieri la scheda di sicurezza del 94, che da noi è archeologia, proprio settimana l'altra, una bottiglietta di trielina ancora classificata nociva ed è cancerogena. Sì, però lo vedi il cambiamento culturale e operativo c'è stato. Le aziende, soprattutto i produttori di sostanze, quelli soggetti di più a RICE, aggiornano tempestivamente le schede di sicurezza. Questo crea un problema, c'è un flusso molto importante di informazione da parte dei fornitori che gli utilizzatori non riescono a gestire. Se ti cambiano 3 schede in un anno tu vai in crisi, perché come fai? Non hai questa capacità per aggiornare i tuoi dati. Le schede di sicurezza estese e con gli scenari cominciano a contribuire per chiarire quelle che sono le condizioni di uso sicuro. È un aspetto molto importante, è uno strumento che prima non c'era, adesso c'è, deve essere usato correttamente. Noi lo vediamo in positivo perché questo è un fattore di crescita. Le criticità del RF2 sono che ci sono sostanze non registrate,
mancano i numeri di registrazione, stesse sostanze da diversi fornitori hanno classificazioni diverse che possono creare confusione, anche se possono essere, ci sono schede di sicurezza non sono ancora ben diffuse, i prodotti che contengono sostanze e informazioni pericolose non soddisfano bene l'obbligo dell'informazione, manca l'informazione ai lavoratori e manca il sistema di archiviazione dei dati come richiesto da ECHA. Le rilevazioni in Europa sono soprattutto sulle schede di sicurezza, informazioni carenti, e poi sui sistemi di archiviazione, ma soprattutto le schede di sicurezza. Lo strumento principale di contestazione è il verbale, in Europa ce ne sono stati redatti 400-500 verbali per quello che riguarda il RF2. Il Reach and Force 3 riguarda i fornitori, gli importatori, e apre nuovi scenari, ovvero l'interazione fra strutture diverse che si occupano di Reach. Perché sono importanti le importazioni? Perché molte produzioni di prodotti pericolosi sono state delocalizzate. Prima erano in Europa, adesso sono fuori. Però i prodotti si usano ancora e quindi te li rimporti. E quindi è critica gestire l'importazione. Per cui il progetto RF3 crea una collaborazione fra l'ente di controllo e le autorità doganali. In più si cerca di armonizzare quelle che sono le attività di applicazione in alcuni casi particolari, in particolare per quello che riguarda gli OR. Il Reach and Force 3 è stato inserito nel piano controlli 2013, il piano controlli regionale Veneto 2013 con la sua DGR, e il flusso operativo era un po' questo. ECHA individua una lista di 42 sostanze da controllare con dei suoi criteri, ECHA, i suoi archivi. Il computer che ha ECHA a Helsinki è il computer più potente che c'è in Europa, cioè il flusso la massa di dati richiesta per la registrazione di sostanze chimiche supera la capacità di calcolo di computer presenti e richiede un impiego di 500-600 persone per gestire questo flusso di dati. Alla fine comunque tirano fuori le sostanze che secondo loro hanno creato problemi in fase di importazione, una lista di una quarantina di sostanze. Di queste 40 sostanze l'Agenzia delle Dogane fornisce la tracciatura delle importazioni, ovvero come sono entrate in Italia queste 40 sostanze nell'anno 2012, sono entrate qua, qua e qua, e le hanno importate le ditte A, B, C e D. Ci sono arrivati gli stati e abbiamo eseguito i controlli. Facile, semplice, però la collaborazione fra enti non è stata, è stato più facile fare i controlli che non far capire alle dogane cosa volevamo. Perché? Ma no, non era la battuta sulle dogane, poveri, sono bravissimi, è che facciamo mestieri diversi, abbiamo archivi diversi, modalità operative, linguaggi diversi, importazione per noi è una cosa, per le dogane è tutta un'altra. Molto interessante. 2012 è stato un anno critico per gli aspetti organizzativi, la regione Veneto ha fatto un numero di controlli rispetto alle altre regioni abbastanza in linea. Alcune regioni fanno fatica a fare i controlli, altri tipo l'Emilia Romagna, la Lombardia o il Piemonte ne fanno di più. Noi facciamo quello che riusciamo a fare con le risorse che abbiamo. Nel 2012 abbiamo formato 50 ispettori REACH, lo standard è 2 ispettori REACH per ogni ASL presente sul territorio, e abbiamo 17 token, 17 chiavette e chiavi per l'accesso al portale RAIP di ECHA, con cui possiamo consultare una parte dei dossier di registrazione che le aziende hanno fatto ad ECHA. Quindi siamo in grado di capire se un'azienda ha registrato, ha preregistrato oppure no, oppure di trovare rispetto a una sostanza chi ha interagito con ECHA su quella sostanza. L'ARPA fa l'attività di controllo analitico in maniera splendida, nel senso che ha delle eccellenze laboratoristiche molto interessanti in Italia. Nel 2013 abbiamo fatto un controllo sui produttori
sui perfluorottanati, ottoati, che sono quella rogna di sostanze che poi sui giornali vedete presenti nelle acque, che hanno richiesto poi un progetto nazionale, e abbiamo fatto un controllo su chi li faceva nel Veneto, una decina di controlli ancora sui formulatori, abbiamo controllato un'importazione di fertilizzanti e poi un controllo sulle restrizioni del cromo esavalente nel cemento, perché come Veneto abbiamo messo in piedi, proprio standardizzato, la procedura di campionamento, analisi e verifica. Nel 2013, quindi, i controlli tutto sommato, a parte i soliti picchi delle solite regioni che hanno risorse molto elevate da mettere in campo per il REACH, la regione Veneto si mantiene comunque fra le prime 4-5 in Italia. 2014, le attività di controllo nel piano nazionale sono state il REACH Enforce 3 sulle importazioni, avanti con il REACH Enforce 1 e 2 sui produttori e sui formulatori, aggiungendo i produttori di cosmetici allo stato di prodotti non finiti perché hanno una normativa loro particolare, e poi deodoranti per ambienti. Abbiamo fatto nel 2014 poi anche dei controlli sui metalli pesanti nei gioielli e nella bigiotteria. E questo apre uno scenario che il relatore di prima aveva un po' ipotizzato. REACH non sono solo i nostri controlli, perché molte delle limitazioni, dei limiti che ha il REACH impattano poi su altre normative. Questo, per esempio, è stato fatto un campionamento di un materiale per piercing, una vite, un dado, un bullone, un chiodo, non so cos'era, da piercing, insomma. E determinazione analitica del nickel altissimo, 2-3 volte superiore al limite consentito, che è una restrizione REACH. Essendo materiale a contatto con la pelle, ha un limite. Il nickel può essere presente fino a questo limite, è superato, e quindi la situazione era doppia: superamento dei limiti per la restrizione REACH e materiale che non risponde al regolamento igienico-sanitario, diciamo così, sui prodotti da piercing. La infrazione alle restrizioni, sia per questo nickel nel piercing, sia per il cromo esavalente nel cemento, ha portato a 2 contravvenzioni penali segnalate alla Procura della Repubblica. Perché è vero che sono sanzioni importanti, numeri molto importanti quelli previsti dalle contravvenzioni REACH, ma le contravvenzioni alle restrizioni e le autorizzazioni sono penali, e quindi bisogna andare dal magistrato e deciderà lui cosa fare, premesso che viene distrutto il materiale che aveva queste caratteristiche non corrette. Per cui anche nel 2014 sono stati fatti la solita 10, 15, 20 verifiche. Nel 2015 ECA ritiene di controllare anche la produzione di prodotti fitosanitari in una strategia di tutela del maggior numero di consumatori. I prodotti fitosanitari e i biocidi sono a disposizione anche della popolazione, una formulazione, un'etichettatura non corretta porta parecchi problemi. Il campo dei fitosanitari, sapete, è stato rivoluzionato normativamente parecchio e soprattutto ha portato a una maggior definizione di serietà nella definizione della classificazione, facendo sparire dal mercato la maggior parte dei prodotti pericolosi. Tutto il resto resta più o meno uguale, viene introdotto un nuovo progetto molto importante, che è un progetto del Forum ECA sulle autorizzazioni. Uno degli strumenti più potenti del REACH è quello delle autorizzazioni, ovvero quando ECA, l'Europa, decide che alcune sostanze sono particolarmente pericolose e quindi la loro valutazione socio-economica, oltre che tecnico-tossicologica, rende il loro utilizzo non compatibile con la società che abbiamo, dice queste sostanze non possono essere utilizzate se non autorizzate.
L'autorizzazione è un processo che prevede la fornitura di una serie di informazioni molto elevata e soprattutto il pagamento di una tariffa estremamente alta. In pratica le sostanze che vanno in autorizzazione devono sparire dal mercato. Ce ne sono già parecchie. Una va in oggi in deadline. L'ultimo giorno di utilizzo è oggi 21 maggio 2015 e sono i prodotti dell'arsenico. L'anidride arseniosa, per esempio, oggi è l'ultimo giorno in cui è possibile utilizzarla. Cosa c'entriamo con l'anidride arseniosa? Senza l'anidride arseniosa non riusciremo più a fare i cristalli di Murano, perché la limpidezza dei cristalli di Murano è data dall'anidride arseniosa. Questo fa capire che in realtà buttare fuori dal mercato una sostanza può produrre un impatto a volte su dei microsistemi, a volte anche su dei macrosistemi. La formaldeide va via il 1 gennaio 2016 perché l'hanno un po' spostata. Nel 2017 va in autorizzazione il cromo esovalente. Il cromo esovalente vuol dire che le cromature non ci sono più, passivazioni, cromature, eccetera. E quindi c'è in realtà un grosso lavoro delle aziende, dei consorzi tra queste aziende, per verificare se è possibile trovare un punto d'incontro fra pericolosità accertata della sostanza e permanenza sul mercato per via di benefici socio-economici. Questo è il grosso punto importante del REACH, ovvero ci deve essere un dialogo, un confronto, un dibattito. Se una sostanza è utilizzata ai fini produttivi è compatibile con la società in cui viviamo. Il dibattito, il confronto è la soluzione a questi problemi. Non esiste che un imprenditore dice io devo trarre profitto dall'uso di questa sostanza tout court senza alternativa. Dall'altra parte non è possibile dire questa sostanza non si vuole più. Il dialogo è quello che porta sempre alle conclusioni. Breve riflessione, due minuti su quello che abbiamo visto per arrivare a un esempio pratico di quelli che sono i compiti dell'utilizzatore finale. I documenti ufficiali, la guida degli utilizzatori a valle di ECA del dicembre 2013 dice: occhio utilizzatori, guardate che non potete verificare il vostro uso delle sostanze se non ricevete gli scenari. Se avete una scheda senza gli scenari, comunicate al fornitore, chiedetegli al fornitore del perché non ve l'ha dato. Mantenete sempre documentazione di questa richiesta. Perché? Perché l'articolo 37 paragrafo 5 dice ogni utilizzatore identifica e applica le misure che consentono di controllare i rischi identificati con le schede e le schede estese. Questo è uno dei compiti che bisogna imparare a fare, bisogna già aver imparato a fare, ma comunque, perché? Perché è facile, scheda di sicurezza, verificare che gli usi siano inclusi in quelli identificati. Nel caso di formulatori, pensare anche poi a chi dovremmo vendere il prodotto e che gli usi siano previsti, verificare se ci sono usi sconsigliati, verificare poi se le condizioni operative e le misure di mitigazione del rischio sono coperte e conformi, in maniera tale da arrivare alla scelta. Se ci siamo, andiamo avanti. Se non è chiaro, chiediamo informazioni. Se siamo difformi da quello che prevede lo scenario e le schede dei nostri fornitori, dobbiamo intraprendere delle azioni per ottemperare a quello che ci dice il fornitore delle materie prime. E cosa mi è successo? Mi chiamano i carabinieri a verificare uno scarico di un'azienda perché c'è un prodotto strambo e c'è un permanganato di potassio. È un'azienda che fa sbiancatura di jeans. Io lavoro nello SPISL, mi occupo di sicurezza del lavoro, non è che controllo proprio lo scarico, insomma. E mi dicono ci sono problemi, guardo la scheda di sicurezza, il permanganato non è un prodotto così pericoloso, è un corrosivo, ma insomma non è mica un problema. Sì, ma negli usi pertinenti non c'è quello previsto di sbiancatura di jeans. Perché gli usi previsti erano preparazione a rimballo di sostanze, impiego in laboratorio, prodotto chimico per il trattamento delle acque e sintesi chimica. Breve accertamento dai fornitori e non c'è. Il fornitore milanese che ha fatto la scheda
non l'ha scritto, il produttore della sostanza spagnolo non l'ha previsto, quello spagnolo in realtà ha importato dagli Stati Uniti, e quindi tutta la filiera non ha introdotto questo uso consentito e si sono fermati nell'uso di questa sostanza. No data, no market. Per cui questi casi reali ce ne sono sempre di più. Nitrato di potassio credo ha degli usi particolari e a volte viene usato nella tempra a caldo dei metalli non previsto nella scheda. Abbiamo una decina di casi di usi non previsti. In realtà si parla di dialogo fra datore di lavoro, fornitore del prodotto e l'utilizzatore, si devono parlare. Se l'uso non è previsto, telefonata, scrivere e cercare di capirsi. Integrare sempre il controllo dello scenario con il sistema di gestione della salute e sicurezza, ovvero le misure di sicurezza previste per il REACH sono le misure di sicurezza a protezione dei lavoratori, insomma. Misurazioni ambientali e di esposizione dei lavoratori poi possono essere usate anche per dimostrare che si è all'interno dello scenario dispositivo previsto per REACH, ovvero queste due norme, ho scelto solo due esempi molto sintetici, insomma, queste due normative, REACH e 81, sono sicuramente destinate a confluire come risultati pratici per le aziende. L'azienda non può gestire come due cose diverse il REACH e lo rischio chimico nell'81. Deve lavorare per l'integrazione delle informazioni e delle azioni da mettere in campo rispetto a queste due normative. Se per quello che riguarda il rischio chimico un'azienda pensava di aver ormai adempiuto agli obblighi con le sue capacità e le sue potenzialità, le sue risorse, in realtà con REACH deve rivedere tutto questo processo e aggiornarlo e soprattutto mantenersi aggiornato, perché le classificazioni e il sistema REACH CLP produce novità e aggiornamenti molto molto frequenti. Tutto questo in un percorso che deve essere chiaro. Il regolamento lo dice chiaramente, dovrebbe assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché della libera circolazione delle sostanze. Prima la salute, poi la libera circolazione delle sostanze. Teniamo presente che quello che facciamo fa bene a noi, ai lavoratori, all'ambiente, alle famiglie in cui e alla società in cui viviamo. Grazie mille per l'attenzione.